Ci sono problemi della giustizia che sono rilevantissimi e che non trovano oggi una adeguata risposta ministeriale. Noi lo stiamo scontando sul piano del processo telematico, sul piano della nuova istituzione del Tribunale Persone Minori e Famiglia, su cui discuteremo oggi, limitandomi agli argomenti che sono oggi all'attenzione del Comitato Direttivo Centrale. Quindi la questione dei test non vorrei che facesse dimenticare quali sono i reali problemi su cui a mesi ci dovremmo misurare. Peraltro l'applicativo informatico per il processo penale è una delle tappe obbligate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non si può, come dire, su quello avere delle così significative carenze, e su questo noi dobbiamo battere, dobbiamo insistere, dobbiamo, come dire, sollecitare quanto più possibile il Ministero della Giustizia. Il fallimento dell'applicativo informatico del processo penale è stato cristallizzato in una recentissima risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è un abbattimento del circa 80% del numero delle richieste di archiviazione. Questo significa rallentare la macchina della giustizia, quando invece l'informatica dovrebbe accelerare la giustizia. Quindi questi sono i temi importanti. Lo è anche il test, perché noi non dobbiamo sottovalutare il test, però che non sia, come dire, che non si alzi un polverone che ci faccia distrarre su questo. Dobbiamo essere capaci di guardare complessivamente alla situazione della giustizia, non trascurando il passaggio sui test per le ragioni che ho cercato di esporre, perché si tratta veramente di una scatola vuota, di un mero messaggio di propaganda che, come dire, fa pensare che i giudici abbiano oggi bisogno di essere controllati dal punto di vista psichico, perché forse oggi non lo sono e non sono capaci di, come dire, decidere con l'equilibrio necessario. Ma questo dobbiamo leggerlo insieme a tanti altri versanti dell'amministrazione della giustizia, dove si scontano significative carenze dell'esecutivo. Abbiamo la possibilità di strutturare un'azione elaborata, perché il disegno di legge, la legge, come dire, sarà operativa dal 2026, siamo nel 2024, c'è tempo per una rimeditazione. Perché dico questo? Perché il Parlamento non ha avuto modo di discutere della questione. Il Parlamento, quando agisce, la legge si compone di un procedimento in cui si istruiscono le materie, e più si istruisce più la legge è consapevole e adeguata a rispondere ai reali bisogni. Tutto questo è mancato. Mancata l'indagine conoscitiva che, come dire, precede ogni atto legislativo significativo. Quella mancanza potremmo colmarla oggi, e quindi, anche perché gli psicologi si stanno già esprimendo, in qualche modo sono stati chiamati in causa come copertura per un'operazione che di scientifico ha veramente poco. Questo tipo di operazioni, che creano polveroni, che fanno pensare a chi è distratto, a chi legge il giornale, ma allora questi magistrati fino ad ora, il pilota d'aereo è controllato, e questi che emettono sentenze in nome del popolo non lo sono, tutto questo genera sfiducia, non è una risposta alla sfiducia. E allora noi dobbiamo su questo fare un'azione seria, costruita consapevolmente, con dati oggettivi, in modo tale che ci si possa ripensare. Io lo leggo come il tentativo del Ministro, e lo comprendo, di difendere qualcosa che dal mio punto di vista è oggettivamente indifendibile, quindi ricorre a qualunque argomento, ma ci sono domande che io, di cui ho, come dire, ho composto la mia relazione introduttiva, che non hanno una risposta e difficilmente l'avranno, e quelle domande dovevano trovare risposta nella fase istruttoria di una legge che poi doveva varare, se era il caso, i test psicoattitudinali di cui si parla. Quali sono le attitudini del magistrato? Nessuno lo sa, ma lo stabilirà, anche fosse solo il Consiglio Superiore, in maniera arbitraria. Chi si prende la responsabilità di dire quali sono queste qualità psicoattitudinali, se non il legislatore di ordinamento giudiziario, solo se questo è tecnicamente possibile? Se no andiamo nell'arbitrio, andiamo allora come il timore non solo nostro, ma espresso anche da studiosi e costituzionalisti e psicologi, che si vogliano controllare i magistrati, uniformarli, in qualche modo sminuirne nel medio periodo la loro indipendenza. Questo non è accettabile. Allora ci si dica che cosa si vuole. Si vuole controllare il malato, si vuole controllare l'attitudine, come le performance del futuro magistrato, ma quali sono? Cioè, di che stiamo parlando? Chiaro, se il Ministro non risponde a queste domande, ricorre ad altri argomenti suggestivi, come dire, che possono in qualche modo impressionare l'opinione pubblica e far dire che ha compiuto un'azione benefica per l'amministrazione della giustizia. Non ci sembra proprio.